Oggi intitoliamo Figlio di un padre che chiama e cerchiamo di vedere la struttura di questa chiamata in un testo famoso, ma che non per questo deve essere attentamente riletto e ritrovato. Siamo al capitolo 9 del Vangelo di Luca, un capitolo fondamentale perché segna lo snodo, la svolta della missione di Gesù e l'inizio del cammino verso la croce. E il testo è quello della trasfigurazione. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia. Apparsi nella gloria, parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Bene, il testo comincia con una annotazione che ci costringe a una ricerca, o meglio a una contestualizzazione di questo episodio dentro la trama narrativa nel quale si trova. Dopo questi discorsi, dice. Uno dice: quali discorsi? Deve andare a vedere poco sopra di che cosa si tratta. Beh, immediatamente sopra noi troviamo l'episodio della professione di Pietro. Voi chi dite che io sia? Pietro risponde: il Cristo di Dio. E subito Gesù annuncia la sua passione. Come dire, bene, sì, sono il re, però a questa maniera. C'è un annuncio della passione poi subito dopo l'episodio della trasfigurazione, quindi questo momento di luce è incorniciato da queste predizioni oscure, tenebrose, di violenza, di morte. E noi ci poniamo subito un problema dal quale non si può sfuggire a lungo, se vogliamo che la nostra fede faccia un passo verso la sua maturità. Ma che padre è uno che lascia o che addirittura vuole veder morire suo figlio sulla croce? Un desiderio che noi incontriamo anche all'inizio della storia narrata nella Sacra Scrittura, quando un padre, che ha lungamente atteso il figlio, ritiene di fare cosa gradita a Dio, sacrificandolo. Ma quel sacrificio fu interrotto, o sospeso, come dice qualcuno. Abramo non compì il misfatto. Che Abramo sia addirittura un padre migliore,
del malfattore e dello schiavo, se non eventualmente un re deposto e sconfitto. Insomma, la croce non è rimandabile, è qualcosa con cui dovremo fare i conti. E io credo che li abbiamo fatti nella storia anche molto male. Abbiamo pensato il peggio di questo Abba, di Gesù, di questo papà. Siamo arrivati a teorizzare che alla sua giustizia offesa dovesse servire una vittima divina perché venisse soddisfatta. Abbiamo pensato il peggio di ogni crudeltà. Pensate il paradosso, appunto, a confronto con questo padre di Gesù. I nostri papà, che c'hanno tanti difetti, sembrano quasi quasi persino meglio, ma non si può dire naturalmente questo di Dio, perché Dio è Dio, e poi non si sa mai, Quindi meglio dire, sai, Dio è Dio, nel mistero della sua volontà ci sarà un senso a tutto questo. Mi sfugge, francamente mi sfugge, però ci sarà un senso. Abbiamo riempito quadri, chiese, libri dell'amore addolorato di sua madre. Non abbiamo scritto una parola, si fa per dire, sull'amore addolorato dell'Abba di Gesù. Perché si intende, se è Dio lo può salvare, no? Se è Dio lo può salvare, poteva impedire quanto è accaduto. Esattamente quello che rimproverano a Gesù i suoi avversari sotto la croce. Ecco, pensiamoci, ci capita di pensare esattamente come gli avversari di Gesù sotto la croce. A meno che siamo disposti a dire no, non è possibile questa cosa. Forse mi sfugge qualcosa. Forse questa immagine del padre che mi sono fatto è sbagliata. Forse devo convertirmi. Forse devo cominciare a uscire da uno schema troppo angusto che mi condanna all'idolatria e non mi permette di incontrare il Dio vero. Beh, in questa uscita sul monte per pregare, Gesù si porta Pietro, Giovanni e Giacomo. Se voi leggete il capitolo 5 del Vangelo di Luca, sono i primi tre discepoli che vengono chiamati a seguire Gesù. Tu leggi questo al capitolo 5, al capitolo 9 c'è questa ripresa, no? Come dire, là venivano chiamati con una promessa dopo la pesca miracolosa. Adesso Gesù, proprio con quei primi tre, li porta a pregare sul monte, a incontrare il Signore. È chiaro che in questo snodo centrale del Vangelo l'intenzione dell'autore, del narratore, sembra quella di dirci qualcosa di decisivo proprio a proposito della chiamata del figlio Gesù e della chiamata dei discepoli di questo figlio. Ecco, qui si rinnova in qualche modo la chiamata di questi primi tre. Là si diceva venitemi dietro. Adesso Gesù dice venite con me sul monte a incontrare il Signore. Ma quante sono le chiamate nella nostra vita? Una non basta? No,
una non basta. Il Vangelo nella sua stessa struttura ci dice che le chiamate devono essere almeno due, ma in realtà sono molte di più. La struttura del Vangelo è una struttura circolare. I discepoli, chiamati all'inizio, percorrono una strada insieme al Maestro, arrivano al Venerdì Santo, non capiscono più niente, vengono riaccolti dalla manifestazione del risorto che propone loro un nuovo inizio. E allora cominciano a ripercorrere la sequela di Gesù e a capire qualcosa. Ma arrivati in fondo, dovremo di nuovo ricominciare a leggere il Vangelo. E questo corrisponde anche alla struttura antropologica della nostra vita, della nostra crescita. Massimo Recalcati, in un bellissimo libro intitolato Che cosa resta del padre, scrive così: la separazione dal padre, un punto che riprenderemo tra poco, la separazione dal padre non è odio per il padre, perché il farne a meno implica il servirsene, implica la soggettivazione dell'eredità, il consenso all'ereditare, la sua ripresa o, come dice Freud attraverso Goethe, la sua riconquista. Questo è il problema ultimo che ci consegna la penna del padre della psicanalisi, ma ce l'aveva già consegnata il Vangelo, ma va bene. Per poter possedere autenticamente ciò che hai ereditato, devi riconquistarlo. Il Vangelo ce l'aveva già detto il libro del Deuteronomio: l'alleanza che ho fatto con i vostri padri al Sinai, oggi la rinnovo per voi, oggi, alle steppe di Moab. Si deve naufragare, fallire alla prima eredità per poter attingere alla seconda. Se la prima è quella del sangue e del godimento, la seconda è quella umana e simbolica del desiderio. Al di là dei riferimenti tecnici, penso che lo schema sia chiaro, no? Un giro non basta, bisogna farne almeno un altro. Al primo giro, chi pensa di aver capito si consegna all'idolo, non incontra Dio. E siccome il punto di partenza, sempre e per tutti, non è Dio ma l'idolo, che noi continuamente, infaticabilmente ci ricostruiamo, ci vuole un secondo giro, ci vuole una crisi, ci vuole una decostruzione, perché possiamo cominciare a sperare di intravedere il Dio vero. Questa è la struttura del Vangelo, questa è la struttura della vita credente, così come ci viene consegnata in quel percorso di formazione e insieme di rivelazione che è la lettura evangelica. E qui, capite, ci sono anche le condizioni per una corretta trasmissione del Vangelo. Non possiamo, nessuno di noi può presumere, neanche Pietro, lo abbiamo letto, nessuno di noi può presumere, neanche dopo la risurrezione, di dire: beh, il primo giro non ho capito quasi niente, ma adesso ci sono. Adesso ci sono. E neppure può presumere, neanche per amore, e lo dico da padre, neppure può presumere di essere arrivato a una tale sapienza da poter evitare a suo figlio o a sua figlia di fallire e di naufragare. Perché vedete, il Vangelo io lo posso soltanto consegnare, e consegnare così, dice, vedi questa cosa che è tanto più grande di me, tanto più grande di me,
Io ho capito quel che ho potuto, caro figlio. Adesso capiscitelo un po' tu, da te stesso. Devi appropriartene a modo tuo. A modo tuo. Nessuno impara veramente a guidare se il papà o la mamma si siedono sempre al posto di fianco e dice: tesoro, ancora non sei pronto, ancora non sei pronto, ancora non sei pronto. Viene il momento, normalmente è un padre che lo fa, in cui dice alla madre: senti, piantala, lascialo andare sto figlio, lascialo andare. Perché vedete, lo diremo tra un attimo, Gesù ha decostruito il patriarcato, ma non ci consegna a un matriarcato, eh? Perché il matriarcato sa essere cannibale tanto quanto, eh? Attenzione. E allora bisogna lasciare che il figlio vada. Tu poi passi la notte, no? La serata col rosario, terrorizzato, paralizzato, seduto in poltrona, e poi senti che arriva e dici: oh. Allora fai finta di addormentarti sulla poltrona, perché quella entra e dice: papi, ma sei stato sveglio ad aspettare? Ma no, ma figura, ero qui, mi sono addormentato, no? Vede il sudore, no? Che cola, dice: ma mi sembri agitato. Io, ma figura, no, dormi, ma no, tranquilla. Figura, ma io so bene che tu guidi bene, vero? Non è successo niente, la macchina è a posto, tu sana e salva. Ecco. Si fa così, questa è l'iniziazione. Non si può dire: questo è il Vangelo, queste sono le istruzioni per l'uso, queste sono le istruzioni per l'uso. Tu non lo capisci, ma io l'ho capito, non c'è niente da capire, c'è solo da imparare a memoria. Ma chi cresce in queste condizioni? Nessuno, nessuno. A me piace ricordare sempre questo particolare, che lo trovo di una tale stupefacente audacia che è bene ricordarselo sempre. Gesù non ha scritto nulla, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Non ha scritto nulla, ha affidato la salvezza del mondo alla memoria dei suoi discepoli. Una memoria anche un po' creativa, perché uno il Vangelo l'ha scritto in un modo, uno in un altro. Lui si è fidato così. E noi non ci fidiamo. Bene, Gesù sale sul monte alla ricerca di una intimità con Dio. E qui viene trasfigurato, ma si potrebbe anche tradurre forse più precisamente trasformato o subisce una metamorfosi. Ecco, questa è la traduzione letterale del verbo greco, metamorfosi. Una metamorfosi che echeggia ancora nelle parole di Paolo quando all'inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani dice: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare. Conformarsi, trasformare. Sta parlando anche Paolo di una trasfigurazione. Dice: la relazione con Dio vi trasfigura, vi toglie la forma del mondo e vi dà la forma di Dio. E qui questa forma ha la figura della luce. E insieme a Gesù compaiono Mosè ed Elia, che certo rappresentano la scrittura, la legge e i profeti, ma rappresentano soprattutto, per i tratti comuni che hanno tra di loro, le loro esperienze, rappresentano, hanno in comune un'esperienza grande fatta al monte Sinai o Horeb. Entrambi hanno incontrato in maniera particolarmente intensa il Signore sul Monte Santo.
Mosè, vi ricordate, in mezzo a lampi, tuoni, nuvole, no, eccetera, 40 giorni. Elia, nella voce di un silenzio sottile, quel mormorio di un vento leggero, voce di un silenzio sottile, o macinato, tritato, triturato. La differenza fondamentale è che Gesù incontra Dio sul monte, ma non è da solo. Qui è tutta un'altra cosa. Non tutt'altro, ma certo è una cosa molto diversa. Mosè doveva salire sul monte da solo. Elia va all'Oreb da solo. Gesù si porta i discepoli. La relazione di Gesù con il Padre è una relazione ospitale. Certo, anche quella di Mosè e di Elia in qualche modo è una relazione ospitale. In effetti, entrambi sono uomini della parola. Quando scendono dal monte hanno qualcosa da dire al popolo. E tuttavia Gesù fin dall'inizio ospita nella sua relazione col Padre i suoi fratelli. Che cosa ancora hanno in comune Mosè ed Elia, oltre ad essere parola di Dio per altri, come appunto Gesù, che nel trio è quello che illumina, che vuol dire non puoi capire Gesù senza Mosè ed Elia, ma la luce piena anche su Mosè ed Elia arriva soltanto quando incontri Gesù, che è il compimento. Bene, che cosa hanno in comune ancora Mosè ed Elia? Sono entrambi uomini di un esodo o di una itineranza. Mosè cresce per 40 anni in Egitto, ma poi fugge dopo aver ucciso un egiziano, arriva a Madian, diventa madianita, qui incontra un Dio che non conosce, che gli dice torna in Egitto perché tu sei ebreo, dall'Egitto però dovrai uscire per attraversare un deserto e condurre questo popolo in un'altra terra che tu non hai mai visto. Un nomade, reso nomade dall'incontro con il Signore. Incontrare Dio vuol dire fare sempre un esodo, uscire dalla casa del padre e uscire dai propri schemi, uscire dalle cose note e familiari per inoltrarsi in una itineranza che sai da dove comincia ma non sai dove ti porterà. Questa è la sequela anche di Gesù. Ed è sempre un'esperienza di conversione, di trasformazione. Mosè esce trasformato dal suo incontro con Dio sul Sinai, ha il volto luminoso e lo deve coprire per non inquietare le persone intorno a lui. Ed Elia scende dal Sinai convertito. Fino all'incontro con Dio non aveva capito quasi nulla. Eppure era il suo profeta. Dopo aver incontrato il Dio del silenzio sottile, della voce di silenzio sottile, Elia rinsavisce, anche se farà ancora qualche cosa di non troppo a posto. Bene, qui entra in crisi la paternità, la patria, le origini. E Gesù, come Mosè e come Elia, si opporranno in qualche modo al patriarcato. Mosè rifiutando di diventare un nuovo Abramo, quando Dio dopo il vitello d'oro gli dice: caro Mosè, sai che cosa facciamo? Questi li facciamo morire tutti e con te ricomincio un altro popolo, perché questo tuo popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto, dice Dio a Mosè, vale proprio niente. E Mosè dice: sai invece cosa facciamo, caro Signore? Che intanto questo popolo è tuo e non è mio. Non è che quando prende quattro mia figlia è mia figlia,
Quando prende 8 dice invece la mia bambina ha preso 8. Scusa. Tua figlia oggi ha preso 4 in matematica. Dice, vabbè, è mia figlia quando prende 4. Quando prende 8 invece è tua figlia. E questo popolo è tuo, caro Signore, l'hai voluto fare uscire tu, mi ci hai mandato tu, mi hai cercato tu, io stavo bene a fare il pecoraro di mio suocero, Primo. Secondo, io in mezzo a questo popolo sono un fratello, non sono un padre, per cui o ci salvi tutti, oppure se ci annienti tutti, anche me. Anche me. Bello. Dio lo mette alla prova e Mosè la supera brillantemente. Resterò un fratello tra fratelli. E Elia? Elia, sapete, la sua crisi comincia così. Non sono migliore dei miei padri, voi pensate, Uno che voleva essere addirittura meglio dei padri. Dei padri. Dice, ma chi ti credi di essere, Elia? Non sono migliore dei miei padri, ho fallito, quindi voglio morire. E Dio gli dice, ciao, vieni al Sinai che ti preparo una sorpresa. Nessuno è migliore dei padri, nessuno può pensare di essere il fondatore o rifondatore della religione di Israele. Tu sei un anello, sei un passaggio, sei un figlio amato, sei un discepolo, ma non sei Dio. Tu non sei Dio, tu non sei padre come solo Dio può esserlo, tu non sei l'origine assoluta di qualcosa o di qualcuno e quindi tu non sei il padrone di qualcosa o di qualcuno, sei l'erede, colui che trasmette ad altri, ma non sei il padrone e non sei l'origine. Ecco l'esodo come struttura dell'esperienza di fede. Tu incontri Dio e devi lasciare la casa di tuo padre. Incontri Dio e devi uscire da ciò che è familiare per una familiarità diversa che è quella di una fraternità universale che però ti condurrà ovunque da straniero. Da itinerante, da forestiero, perché se sei un itinerante, ovunque tu arrivi, ci arrivi da forestiero. La vedete la struttura della missione? È nella struttura credente, che è una struttura di esodo, sempre, se è autentica. Se uno mette su casa e dice io di qui non mi muovo più, no? Ho trovato la mia enciclica preferita, e fino alla fine della mia vita citerò quella. Va bene. Meglio che se la citi per sé, davanti a uno specchio, se no fa danno. Però va bene, poveretto. Ma non aiuta né lui né gli altri. L'esodo è l'esperienza è la struttura dell'esperienza credente ed è sempre una rottura instauratrice, una frattura, uno strappo, un'uscita, un allontanamento, una separazione. Dolorosa, È doloroso separarsi dalle proprie belle idee. È doloroso riconoscere di essere stati fino ad oggi idolatri, in qualche modo. Però è liberante, È liberante, rasserenante e soprattutto dà la certezza di cominciare ad avere afferrato qualcosa di vero. Qualcosa di vero. L'esodo di Gesù, dice il testo, raccontando ciò di cui si parlano questi tre personaggi, l'esodo di Gesù sta per compiersi a Gerusalemme. Interessante. Tutti i Vangeli dicono che a un certo punto Gesù entra in Gerusalemme. Entra. E qui il testo dice che Gesù esce, compirà la sua uscita, esodo vuol dire uscita, a Gerusalemme. Gerusalemme non è un punto d'arrivo. È un punto di partenza. In questa storia non ci sono approdi definitivi, ma sempre arrivi e ripartenze. E
E in tutto questo, che riassume, vedete, in maniera densissima, il nocciolo della storia della salvezza, i nostri discepoli cosa fanno? Dormono. Non dice neanche il testo che era notte, non era una veglia notturna, dice vabbè, come al Getsemani, qui c'è un eco, al Getsemani, dice vabbè, lì era sera, avevano mangiato tanto, avevano sentito parole strane, erano un po' affaticati, dormivano. Vabbè, Gesù sudava sangue, ma non è che si può proprio sempre essere svegli, attenti e partecipi. Ma qui dice, ma vai sul monte, Gesù si illumina, Mosè e Elia, questi dormono. È chiaro, no? Il narratore vuole inserire un elemento incongruo per far scattare la nostra riflessione. I discepoli dormono, cioè mentre tutto questo accade, e accade per loro, perché Gesù li porta sul monte perché loro possano essere accolti nella sua relazione con Dio, loro sono assenti. Loro sono assenti. Capiranno dopo, o meglio, si svegliano un certo assenti come Adamo quando Dio crea la donna, assenti come il seminatore che dopo aver seminato veglia o dorma, il seme cresce ma non dipende più da lui, quindi tanto vale che dorma o no, ecco, una mattina si vedremo. Ecco, si svegliano appena in tempo per non perdersi proprio tutto. Riescono a intravedere questo trio, forse anche ad ascoltare ciò di cui parlano, e però subito dopo il narratore dice, e questi stavano per separarsi da Gesù. Quindi la cosa sta per finire, ed ecco che allora, l'apoteosi, no? Al sonno succede la parola, Pietro parla, e il narratore annota, ma non sa quello che dice. Dunque anche qui un invito a sostare per cogliere l'inopportunità delle parole di Pietro. A noi sembrano parole belle, strano, no? Dice, ma guarda, è gentile, dice, vuole trattenere questo momento, giusto, è bello, e vuole fare delle capanne per i tre personaggi che lì sono apparsi. Cosa c'è di male? Beh, c'è di male che vuole restare lì, restiamo qui. E Gesù ha appena parlato con questi di un esodo. Tesoro. Vuole costruire delle capanne. E Gesù, di lì a poco, a uno che chiede di seguirlo, di poterlo seguire, dirà, letteralmente così, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. È un figlio dell'uomo che non ha casa, che sta per strada. Sta per strada. Di più, vogliono costruire delle capanne per loro tre. Ma scusa, siamo in sei. Siamo in sei. Perché fate solo tre capanne? Almeno proponi, facciamo sei capanne. Oppure tre capanne singole, no? E poi una capanna a tre posti per noi altri. Ecco, per dire che voi siete più grandi e noi siamo un po' più piccoli, ma almeno così. Capite? Pietro con queste parole dice, io sono spettatore, questa cosa riguarda voi, la voglio anche fermare, è molto bella da vedere, vi voglio anche fare delle capanne, ma noi restiamo fuori. Noi restiamo fuori. Non ha capito Pietro che sono stati portati sul monte per entrare nella relazione con Dio, nella relazione con Elia, con Mosè, non ha capito. E allora Dio che cosa fa? Se loro non entrano nella scena, la scena viene verso di loro, la nube che li avvolge, dice guarda, sembra di sentire, no? Davide che vuole costruire un tempio al Signore. E il Signore che gli risponde, Davide, sono io che costruisco una casa a te, non tu a me. Tu non devi fare una capanna per me, faccio io una capanna per te, una tenda, una nube. E la nube, sappiamo, di nuovo è un segno dell'Esodo. Era quella che si appoggiava sulla tenda della testimonianza. Quando Israele si fermava,
ma era anche quella che durante il giorno segnava il cammino, camminando avanti al popolo. Ecco, questa nube che scende e che abbraccia mi sembra una manifestazione particolarmente intrigante di chi è questo Abba di Gesù. Scende e abbraccia, fa una casa per noi. Certo, è un abbraccio che suscita paura, perché è una presenza che ci supera, che ci oscura, che ci disorienta. E tuttavia non è solo una nube, ma è anche una voce. Una voce. Dopo la voce del battesimo che scendeva dal cielo, ora un pezzo di cielo scende sul monte e parla. E di nuovo dice: incontro che fa uscire, fa uscire dagli schemi. E termino con due riferimenti che spero vi stupiscano. Subito dopo nacque una discussione, dice Luca, tra loro su chi fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, io. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questo è grande. Ora qui c'è la dialettica tra grande e piccolo. E il riferimento al bambino non è, come in un altro testo, un riferimento per noi per dire il nostro atteggiamento: fatevi come i bambini. Qui sta dicendo che Dio è come un bambino. Chi accoglie un bambino accoglie me. Gesù si identifica. Ma chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Un padre bambino. Che cosa vuol dire? Un padre che vuole essere accolto da noi con la tenerezza e con la delicatezza con cui si accoglie un bambino, un piccolo. Un padre che non si impone con la forza, che è piccolo. Ma noi siamo capaci di pensare Dio nella piccolezza? Oppure ci destabilizza troppo? Perché se è piccolo non è grande, badate. O meglio, è grande nel suo modo di farsi piccolo. È da pensare. E ancora la seconda cosa, subito Giovanni prese la parola dicendo: maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo proibito. Perché non ti segue insieme con noi.
non è dei nostri. Abbiamo visto uno, cacciava i demoni nel tuo nome e gli abbiamo detto, tu non puoi, non hai l'autorizzazione, non sei dei nostri, non hai mai fatto l'azione cattolica, non hai mai fatto neanche un comigi, figuriamoci, cosa pretendi, vai in giro a fare il missionario. No? Ma Gesù gli rispose, non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Qui la dialettica è dentro fuori, anche qui Dio la sconvolge, dice ma com'è che ci sono delle persone fuori che sono meglio di noi? Allora dove sta l'elezione, la scelta? Siamo stati scelti perché eravamo i migliori o no? No, è triste ma è così, no, siamo stati scelti perché Dio è di bocca buona, non perché eravamo i migliori. Anzi, siamo stati scelti, forse, proprio perché non eravamo i migliori, in modo tale che il mondo abbia la certezza che se ha scelto noi, Dio ama proprio tutti. Ama proprio tutti. E qui veramente il discepolo perde una buona occasione per tacere. Perché vedete, non è una cosa da poco impedire a uno di fare una cosa in nome di Gesù, già questo è gravissimo, ma soprattutto di togliere dal mondo un pezzettino di male. Questo scacciava i demoni. E Giovanni, pur di riaffermare un'identità, sarebbe disposto a dire meglio un demonio in più in giro per il mondo piuttosto che uno non autorizzato. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Sarebbe disposto a vedere in giro un demonio in più per salvare le autorizzazioni e quindi il potere di Gesù, certo, ma anche il suo proprio potere di apostolo. Dice, lo decido io, scusa. E Gesù dice, no, non lo decidi tu, perché quel che si può fare nel mio nome non lo decidi tu. È il colmo, eh? Sì. Grazie.